Accompagnato da questa musica misteriosa e inquietante, un logo a forma di X si forma su un fondo nero. Lo si può vedere in un video postato da Elon Musk il 12 ottobre 2023 sul suo account del social network che una volta si chiamava Twitter e adesso si chiama appunto X, o X in inglese. È passato un anno da quando il miliardario sudafricano con cittadinanza canadese e naturalizzato statunitense ha comprato una delle principali app di diffusione e scambio di informazioni, cambiandole il nome. E da allora molte altre cose sono cambiate, come ci dirà l'editorialista con base a New York Massimo Gaggi. Non tutte in positivo. Lo dimostra, per esempio, quanto sta accadendo in questi giorni di guerra tra Israele e Hamas. A parlarcene sarà Nicole Sarfatti della redazione di 7. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di mercoledì 25 ottobre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Massimo Gaggi, Elon Musk ha pagato 44 miliardi di dollari per comprare Twitter, 13 dei quali prestati dalle banche. Nel frattempo, il valore dell'azienda è crollato del 90% e non solo per colpa sua, visto il ridimensionamento generale del valore delle aziende high-tech in borsa. Resta però il fatto che oggi X vale più o meno 4 miliardi. In che modo Elon Musk ha cercato di risollevarla? Sul piano della gestione, tagliando una quantità enorme di dipendenti. Quando lui entrò, il New York Post scrisse che voleva cacciare il 75% dei dipendenti. Lui li smentì dicendo che era una falsità. In effetti era una falsità, nel senso che ha cacciato l'80% dei 7.500 dipendenti originali. Soprattutto ha mandato via non solo i capi, ovviamente, a cominciare da Parag, Agrawal, l'amministratore delegato, ma anche praticamente tutto il team che si occupava della cosiddetta moderazione dei contenuti, cioè del controllo dei contenuti messi in rete per eliminare quelli di odio o che diffondevano falsità o teorie cospirative. Questo ovviamente l'ha fatto sia per tagliare sui costi, ma anche perché ideologicamente lui era convinto che Twitter fosse uno strumento di fatto della sinistra, visto che quasi tutti questi moderatori che analizzavano i contenuti sono di orientamento progressista. C'è anche un dato: il 98% delle donazioni fatte dai dipendenti di Twitter erano destinate al Partito Democratico. E aveva, se vogliamo, anche un minimo di motivo. Perché? Perché verificando quello che era successo in passato aveva scoperto che in almeno un caso, in alcuni casi, Twitter aveva eliminato dei contenuti su indicazione del governo o dell'FBI o dei servizi segreti che gli avevano segnalato dei contenuti discutibili o comunque pericolosi, quindi in genere anche cose molto legittime, cioè robe che avevano a che fare col terrorismo, con la criminalità e cose di questo tipo. Però in un caso in cui la stessa Twitter alla fine ha ammesso di aver sbagliato, avevano bloccato un articolo del New York Post che prima delle elezioni del 2020 raccontava una storia a proposito del figlio di Biden, Hunter Biden, di un computer che aveva dimenticato presso un servizio di manutenzione nel quale c'erano dei contenuti che poi sarebbero risultati utili per le incriminazioni che gli sono piovute addosso, e questo articolo fu cancellato dicendo che appunto aveva violato una serie di regole interne sull'uso del materiale frutto di hackeraggio e cose di questo tipo, ma di fatto fu un caso di censura, come hanno ammesso poi a posteriori gli stessi responsabili di allora, Jack Dorsey e Joe Roth. Quindi questa è un po' la giustificazione che lui dà per il fatto che ha quasi totalmente eliminato il sistema di verifica. Questo però sta comportando il fatto che Twitter è diventato in qualche modo, alcuni dicono addirittura, una fogna. È un'accusa troppo pesante? Ci sono dentro molti contenuti di odio, molti contenuti, si è visto negli ultimi giorni durante l'attacco di Hamas a Israele e le ritorsioni israeliane su Gaza. Nicole Sarfatti, nei giorni scorsi ti sei occupata proprio di questo,
Secondo gli analisti, l'esplosione del conflitto tra Israele e Hamas poteva essere un grande banco di prova per l'ex Twitter sotto la gestione di Elon Musk. E per molti si è trattato di un totale fallimento. Ci spieghi perché? Musk, come sappiamo, ha modificato profondamente le regole della piattaforma, innanzitutto attivando la possibilità di avere degli abbonamenti premium a $8 al mese, con i quali si può avere anche la famigerata spunta blu, che una volta veniva data ad account che erano effettivamente riconosciuti e titolati come account che potevano dare notizie. In questo modo, in realtà, chiunque paghi questo abbonamento può avere una spunta blu, e questo fa sì che nella timeline di Twitter in realtà siano molto più spinti anche account che non hanno i titoli per diffondere delle notizie rispetto a quelli che li hanno. E questo ha generato ovviamente grande confusione, in particolare sul conflitto israelo-palestinese, che è uno dei conflitti più polarizzanti e più complessi del mondo contemporaneo. È davvero benzina sul fuoco, chiaramente. Già ci sono delle forti polarizzazioni, delle opposizioni fra chi porta avanti la causa israeliana, chi porta avanti la causa palestinese, e questo ovviamente rende tutto molto più complesso. A tutto questo si è aggiunto il ruolo che lo stesso Musk ha avuto sul suo social tramite il proprio account. In che modo lo ha usato? Inizialmente ha invitato i suoi follower a seguire le vicende del conflitto attraverso due account, che sono War Monitors e Sand Defender, che sono in realtà degli account che si sono rivelati essere antisemiti, in cui la parola ebreo veniva usata come insulto, in cui si parla appunto di strapotere giudaico nelle banche e così via. Musk ha cancellato questi tweet, insomma, ovviamente è tornato sui suoi passi, ma la sua posizione era già compromessa. A questo poi si aggiungono le tantissime fake news che stanno tuttora circolando su Twitter, e soprattutto un larghissimo uso di immagini non solo modificate, e adesso siamo anche in un momento di pieno sviluppo dell'intelligenza artificiale, quindi c'è anche questa parte, ma proprio errate. Un esempio su tutti è stato spacciato come un attacco di Hamas, quello che in realtà è il frame di un videogioco che si chiama Arma 3. O ha avuto migliaia di ricondivisioni un'immagine di Cristiano Ronaldo che sventola una bandiera palestinese, quando invece si tratta in realtà di un giocatore marocchino che aveva sventolato la bandiera palestinese agli ultimi campionati del mondo di calcio. Ma la politica internazionale ha preso qualche provvedimento nei confronti di Musk? È intervenuta anche l'Unione Europea, la UE, che ha inviato una lettera firmata tra l'altro dal commissario al mercato unico Thierry Breton, diffidando Musk appunto dal pubblicare contenuti illegali. Avrebbe avuto 24 ore per rispondere, e al seguito di queste 24 ore è stata aperta proprio anche un'inchiesta su di lui. È circolata poi in questi giorni anche la notizia, smentita dallo stesso Musk, che X potrebbe chiudere in Europa proprio anche a fronte di questo scontro fra la UE e Musk, ma per ora Musk ha smentito. In questo conflitto sta avendo un ruolo importante anche Telegram. Sui suoi canali circolano video, foto e propaganda sia filo-israeliana sia pro-Hamas. Ma mi pare che la piattaforma di messaggistica russa non sia l'unica a far questo. È così? Accanto a Telegram c'è anche TikTok, piattaforma cinese nata in realtà con intenti di totale svago, di totale intrattenimento, dedicata ai giovanissimi, che però già sta cambiando pelle. 1,7 miliardi di utenti globali, non più solo giovanissimi, tante controversie che abbiamo anche affrontato in questi spazi relativi alla gestione dei dati, anche al suo peso geopolitico, perché è la prima piattaforma cinese e non americana. E anche in questo conflitto sta giocando un ruolo importante, non solo per i numeri che è in grado di generare, perché ormai i video di TikTok arrivano ad avere miliardi di visualizzazione, ma anche perché innanzitutto è utilizzata da giovanissimi che nella maggior parte dei casi non hanno fisiologicamente il contesto di questo conflitto, e poi perché anche qui sono circolate moltissime fake news. Un esempio su tutti, un video che in realtà ritrae l'ingresso di giovani fan al concerto di Bruno Mars a Tel Aviv di qualche settimana fa, è stato spacciato per l'attacco di Hamas al rave, ha avuto milioni di visualizzazioni, milioni di repost. L'altra cosa che è interessante sottolineare è che l'app di TikTok permette ad esempio di montare degli audio su video che possono essere completamente differenti, e quindi in un contesto complicato come quello del conflitto questa possibilità ovviamente rende tutto ancora molto più complicato. Anche TikTok in questo conflitto, e anche per le controversie che ha già avuto, è un sorvegliato speciale. Sarà interessante vedere come si comporterà.
Massimo Gaggi, che futuro prevedi per X? Elon Musk riuscirà a riportarlo al valore di un tempo e sarà in grado di reggere alla concorrenza? Ma da un punto di vista economico è difficile immaginare un futuro, nel senso che da un lato il traffico è calato fortemente, ha perso almeno il 13-15% degli utenti, ma comunque mantiene un traffico molto consistente. Il vero problema è che è crollata la pubblicità, perché questo tipo di politica fatta da Musk, questa apertura totale, la sua idea che non bisogna fare un sistema di verifica, perché questa è un po' l'ideologia della destra radicale americana alla quale lui ormai fa riferimento, quindi molti inserzionisti pubblicitari non vogliono avere la loro pubblicità a fianco a messaggi che sono repulsivi anche da un punto di vista commerciale, quindi ha avuto un crollo verticale delle entrate pubblicitarie. E dal punto di vista dell'informazione, X sarà ancora un riferimento? Questo ruolo rimane, anche perché i tentativi di sostituire Twitter sono sostanzialmente falliti. Si era parlato di vari siti che stavano prendendo corpo, ma non hanno mai sfondato. Il tentativo più significativo, quello di Facebook, di Zuckerberg, di creare con Threads un'alternativa a Twitter, ha, da un punto di vista dei numeri che vengono verificati dalle agenzie di rating, sono dei numeri del tutto trascurabili. Quindi da questo punto di vista il suo ruolo rimane, cioè volenti o nolenti, poi le persone che hanno a che fare col mondo dell'informazione continuano a usare questo strumento, anche perché gli altri, che si tratti di quelli del gruppo Meta, Facebook o di TikTok, non sono soddisfacenti dal punto di vista della comunicazione informativa e giornalistica. Grazie Massimo Gaggi e Micol Salfatti. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.